Andremo presto, ecco che arrivano. Thank you.
portata di tiro. Missili pronti al lancio. Ricevuto, Ida. Ricevuto. Shepard, qua giù! Grazie al cielo ce l'hai fatta. Me la sono vista brutta. E c'è di peggio. Come sempre. Hackett ha appena fatto rapporto. Diversi razziatori di classe Sovereign, incluso l'Araldo, si sono sganciati dallo scontro con Sword. Sono diretti qui. L'Araldo. Hackett ha l'opportunità di posizionare il crucivo, ma avremo bisogno che una squadra vada sulla cittadella ad aprire quelle braccia. Subito. Non sappiamo ancora cosa troveremo sulla cittadella. Allora è quello che faremo, scoprire cosa ci aspetta. D'accordo. Pronti a partire, gente. Contatta l'ammiraglio Hackett. Ricevuto, avvertirò gli altri. A tutte le navi, qui è l'ammiraglio Hackett. Il crucibolo è in marcia. Ripeto, il crucibolo è in marcia. Proteggetelo a tutti i costi. Bene, gente, ci siamo. Qui sarà una corsa diretta verso il razzo. Una corsa diretta con i razziatori che cercheranno di schiacciarci. Ci basterà far passare qualche soldato. Tutto qui? Non è una missione suicida, ma poco ci manca. So di essere con le persone giuste per farcela. Nessuno può farcela da solo. Il bersaglio in vista. Bene, gente. Ci siamo. Merda. Thank you.
devi andare. Sto bene, Shepard. Non contraddirmi, Liana. Non provare ad abbandonarmi. Qualunque cosa succeda, tu sei tutto per me, Liana. E lo sarai sempre. Shepard, io... io sono qua. Anderson, anche lei è quassù. Ho cercato di seguirti, ma non siamo sbucati nello stesso posto. O almeno credo. Puoi descrivermi il luogo in cui ti trovi? Ah!
Sono a pezzi, ma posso muovermi. È buio e ci sono resti umani sparsi in giro. Mi suona familiare. Io sono in un corridoio buio e mi ricordo la tua descrizione della base dei collettori. Ha senso. Credi stiano generando un razziatore? Di sicuro. Quella struttura sulla Terra. La gente viene mandata quassù per essere trattata. Quei bastardi all'inferno, meglio sarà per tutti. I condotti non possono essere infiniti. Ma dove diavolo siamo? Già, non avevo mai visto un posto simile sulla cittadella. Oh. Anderson. Una delle pareti si sta riallineando. Cerchi di non andare troppo avanti. Dove pensi di essere? Ho appena trovato la voragine di cui parlava. Un attimo. Vedo qualcosa. Forse un pannello di controllo. Vado a vedere di cosa si tratta esattamente. Anderson. Dannazione. Anderson! Controllo sui razziatori e su di te, se necessario. Ti stanno controllando! Non credo proprio, ammiraglio. Controllare me è diverso da controllare un razziatore. Abbi un po' di fiducia. Dopo la scoperta dei portali galattici e l'ingresso in una galassia oltre ogni nostra immaginazione, qualcuno avanzò l'idea di distruggere i portali. Avevano paura di quello che avremmo potuto trovare, ma soprattutto di quello che poteva uscirne. E ora guarda cosa siamo diventati. Dopo quella scoperta, l'umanità è progredita più che negli ultimi 10.000 anni messi insieme. E i razziatori ci faranno progredire ancora di più, 1.000 volte tanto. Ma questo... Solo impossessandoci delle loro capacità di controllo. Stronzate. Dobbiamo distruggerli o loro distruggeranno noi. Dovrei sprecare questa occasione. Mai. Stai giocando con cose che non puoi comprendere. Con un potere che non dovresti usare. Io non credo. Se possiamo controllarlo, perché non farlo nostro? Perché non siamo pronti.
No. È così che l'umanità dovrebbe evolversi. C'è sempre un altro modo. Ho passato una vita intera a studiare i razziatori e ne sono sicuro. Grazie al crucibolo riuscirò a controllarli. E a quel punto? Possiamo dominarli, usare i loro poteri, controllare la loro... So cosa ti hanno fatto. Ho preso solo ciò che mi serviva, rendendolo mio. Qui non si tratta solo di me o te. È in gioco l'intera galassia. Si sbaglia. Non dargli ascolto. Allora, a chi darai ascolto, Shepard? A un vecchio soldato aggrappato al passato, capace di vedere il mondo solo attraverso un mirino? E se si sbagliasse? E se controllare i razziatori fosse davvero la soluzione? Distruggendo i razziatori, chiuderemmo questa storia. Ma se non puoi controllarli... Io posso! Sei disposto a mettere in gioco l'esistenza dell'intera umanità? Io so che funzionerà. Non puoi, vero? Loro non te lo permettono. E invece ho il pieno controllo. Nessuno può dirmi cosa devo fare. Senti come parli. Sei stato indottrinato. No, no, voi due. Per voi è facile parlare così. Credete sia facile ottenere un potere simile? Non sapete i sacrifici. Tu hai sacrificato troppo. Shepard, io volevo soltanto proteggere l'umanità. Il crucibolo può controllarli. So che è così. Se solo... C'è ancora tempo. Lasciaci andare. Risolveremo tutto. Io non posso farlo, comandante. Lo credo bene. Loro ti controllano. Tu rovinerai i piani di una vita. Non permetterò che accada. A causa tua, l'umanità è già rovinata. Non è vero. Hanno la cittadella. Ci fanno combattere a vicenda quando potremo unirci contro di loro. Mi basterebbe. Hai fatto esattamente quello che volevano i razziatori. E continui a farlo, visto che sei il loro potere. Io sono troppo forte. Tu sei più forte di loro. Resisti. Opponiti a loro. Non permettergli di controllarti. Ci ho provato, Shepard. Thank you.
Comandante? Ce l'abbiamo fatta. Sì, è così. È un bel panorama. Sono i posti migliori. Dio mio. Mi pare di non sedermi da anni. Credo si meriti un po' di riposo. Cerchi di resistere. Presto sarà tutto finito. Sei stata brava, figliola. Bravissima. Sono orgoglioso di te. Grazie. Anderson.